1980 dovrebbe segnare la fine di un decennio tragico, segnato da attentati, tentativi di colpi di Stato, scontri di piazza e violenza politica. E invece il 1980 è un anno tragico, il più tragico tra gli anni violenti che hanno colpito l'Italia, i cosiddetti anni di piombo. Il 2 agosto 1980, all'interno della stazione di Bologna, esplode un ordigno, 85 morti e 200 feriti. Ma nei primi mesi del 1980 hanno luogo altri gravi episodi che colpiranno una tra le più importanti istituzioni della Repubblica Italiana, la magistratura. Il 12 febbraio 1980, a Roma, le Brigate Rosse uccidono Vittorio Bachelet, vicepresidente in carica del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo uccidono nei corridoi dell'Università La Sapienza, mentre scendeva le scale, al termine di una lezione. È la prima volta che i terroristi uccidono all'interno di un'università italiana, non sarà l'ultima. A marzo, le Brigate Rosse colpiscono nuovamente. Uccidono due magistrati. Il 16 marzo a Salerno uccidono Nicola Giacumbi, procuratore della Repubblica di Salerno. Il 18 marzo a Roma colpiscono a morte Girolamo Minervini, da pochi giorni nominato direttore degli istituti di prevenzione pena. Il 19 marzo, all'ora di pranzo, Guido Galli, giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, è a tavola con la sua famiglia. Guido Galli ha 48 anni, è sposato e ha 5 figlie. La famiglia è riunita per festeggiare la festa del papà e anche l'onomastico del figlio Giuseppe. Nel primo pomeriggio, Guido Galli si avvia verso l'Università Statale di Via Festa del Perdono, dove terrà una lezione di criminologia. Alle 16.45 percorre il corridoio al secondo piano dell'Ateneo, diretto verso l'aula 309. Un uomo ed una donna sono appoggiati alle pareti. Sembrano due studenti come gli altri, ma sono due terroristi. Sono due terroristi del gruppo Prima Linea. Un terzo uomo si avvicina al magistrato e gli chiede se fosse lui Guido Galli. Alla risposta affermativa, estrae una pistola e fa fuoco. Guido Galli è colpito da 3 proiettili. Muore all'istante, cade a terra, in una pozza di sangue. Vicino a lui il codice che aveva in mano. I 3 terroristi, prima di fuggire, lanciano un candelotto fumogeno e gridano che è esplosa una bomba. Lo stesso stratagemma usato il 29 gennaio del 1979, quando un comando di prima linea uccise un altro magistrato, Emilio Alessandrini. Nel corridoio, tra gli studenti e i professori, è il panico. In molti scappano e corrono giù dalle scale. Un gruppo di studenti si avvicina al corpo immobile del magistrato. Tra di loro c'è anche Alessandra Galli, che pochi minuti prima aveva salutato il padre per andare a lezione. I terroristi fuggono a bordo di 3 biciclette, insieme al complice che li aspettava in strada. Dopo 45 minuti, alle 17.30, l'omicidio è rivendicato con una telefonata anonima dall'organizzazione comunista Prima Linea. Anche Guido Galli, come Emilio Alessandrini, sapeva di essere nel mirino dei terroristi. Aveva ricevuto diverse minacce per la sua richiesta di rinvio a giudizio di Corrado Alunni, leader di Prima Linea, e di altri 30 appartenenti alla stessa organizzazione. Nel volantino di rivendicazione, fatto ritrovare nei giorni successivi, si legge che Guido Galli è stato giustiziato perché appartenente alla frazione riformista e garantista della magistratura. In altre parole, Guido Galli fu ucciso perché era un bravo magistrato e perché faceva bene il suo lavoro.